tanto per cominciare, sarà meglio dire subito che non a tutti la semplice immagine di un uccello farà pensare ad un semplice uccello. E non a tutti sembrerà ovvio che affermare che la scrittura va da sinistra a destra, come un qualsiasi altro fatto quotidiano banalissimo, sia di una qualsiasi importanza. Dolce immagine della Spagna, iberriomanticamente riprodotta al di là del flamenco, dei suoni di chitarra, corride, eccetera, non può far altro che venire per piccola associazione politica un'immagine che rincorre sovente in noi, come il nero scrittura, come spiegare la regola. Relativamente a fatto è abbastanza, dopo tutto, sempre relativo, che uno affermi di interessarsi del cosmo sono dopo tutto affari suoi. Provatelo a credere però a Bresci, per esempio, oppure provate a creare una moltiplicazione di segni in modo che al di là di che succeda qualcosa che, per esempio, simboleggiato da un vertice verso l'alto, possa lentamente trasformarsi in, e poi in basso, in, e poi complicato con, e dopo completo il quadrato dai triangoli opposti, emblema di, oppure quadrato semplice, emblema di. E il grigio assunto, secondo Confucio ovviamente, a simbolo di società, a simbolo di simbiosi, a simbolo di eccetera.
cosa. È un fatto abbastanza soggettivo, personale di lui che si crede, si è sempre creduto. Ma d'altra parte, se non salviamo il proprio cervello, come diceva Confucio, in altre parole ovviamente cinesi, se ognuno non salva il proprio cervello, se ognuno non ha un'integrità d'animo, come diceva lui, come può dedicarsi alle cose dello Stato? Prima mettere ordine in se stesso e poi dedicarsi alle attività dello Stato. Davvero tanto bravi. Siamo sempre riusciti a prevedere gli sviluppi sociali. Siamo sempre riusciti a prevedere gli sviluppi ecologici. Inevitabilmente deve rivelare se stesso mentre avviene per essere rivoluzione. E qui fate attenzione, perché è stato il primo momento della politicizzazione reazionaria sul pianeta Terra, l'identificazione della parola con Dio, che ha dato ottimi risultati in certi casi, e tra gli altri invece che pone la vita prima di ogni altra cosa. L'anarchia è un atteggiamento che pone la vita prima di ogni altra cosa.
prima di ogni altra cosa. Che importanza ha che l'utopia si realizzi? Importante è che stimoli. Deve essere nascosta tutta la storia dell'uomo. La ricerca come nuovo spazio sentimentale. La poesia è una serie di associazioni a cui mancano o in cui sono saltati alcuni passaggi. In definitiva, è necessaria una certa ingenuità, e chi non la possiede finga di averla. In definitiva, è necessaria una certa ingenuità, e chi non la possiede finga di averla.